Caro Giovanni, questi sono praticamente parte dei miei quaderni, che si chiamano quaderni neri, e che ho usato fin da quando avevo 15-16 anni. Qua mi fa tenerezza, vedi, trovare questo, che non è nero, vedi, è blu e a righe, con i primi disegni, le prime cose che scrivevo. Vedi, qui c'è Venezia, con degli elementi globulari. Questo è stato il primo quaderno e subito dopo io ho fatto fare i primi quaderni praticamente bianchi, bianchi dentro. E li ho fatti fare io. Questa faccenda dei quaderni bianchi a Venezia, che adesso si vendono e che sono un po' simili a questi. Cioè, praticamente li ho fatti fare io a una tipografia che poi venivano venduti in una cartoleria vicino all'Istituto d'Arte. Ecco, schematizzavo delle immagini, delle figure. Ecco qui, guarda, già comincio con la poesia visiva, un pochino. La cosa interessante è che metto questa struttura quasi chimica, la faccio diventare una poesia visiva, bla bla bla, con la struttura chimica praticamente. Questo. Oppure, bla bla, qui abbiamo le tre ordinate dello spazio, ho scritto bla sulla X, bla sulla Y e bla sulla Z. Qua, per esempio, questo quaderno è sarà del 69 ormai, 68, che vedo queste figure di nudi che ho fatto in Francia a Biot, vicino a Biot, in una spiaggia, questi nudi stesi. Prevedevo un'architettura biologica che si sviluppava, beh, cioè consumando l'ossigeno, l'aria, l'acqua, un'architettura biologica. Qui abbiamo delle piante nelle varie fasi di sviluppo, qui abbiamo una sezione, come delle grandi zucche, come grandi bolle, no? Che avevano delle nervature dove passavano tutti i cavi. Queste qui non c'è un'altra sezione dove si prevede che le bolle sono anche sovrapposte. Ecco, cioè, l'architettura in qualche maniera vedo da qua cioè sognare sull'architettura, era già una cosa di quei tempi. Vediamo un po' se trovo qualche figuretta. Ah, 68-69 è questo. Come per esempio questi flussi. In fondo mi sono sempre, vedendo anche da qua, no? Mi sono sempre interessato dell'aspetto vitale della materia, dei flussi, dei tracciati. Cioè, in fondo sono dei tracciati. Questo, il dritto deve essere questo qua. C'è delle espansioni, questo motivo qui, che poi lo ritroviamo nella scenografia di Che tempo che fa. Io ho disegnato per tutta la vita questo, lo ritroviamo lì e evidentemente non è che mi hanno avvisato che lo usavano.
Però sarà interessante vederlo nei quaderni mano a mano che arriva. Qua si parla probabilmente del 66-67, sto quaderno. Ma c'erano degli anni in cui magari ne facevo due, degli anni uno, qualche anno tre. Comunque questi quaderni mi hanno accompagnato per tutta la vita praticamente. Poi ho cominciato a usare questi che sono un po' più grandi. Vediamo un po' se troviamo qualcosa, per esempio questo è il 15, il quaderno numero 15 del 75. Qui praticamente stavo progettando il viaggio in Africa, se non. Ma, eh sì, c'ero già, perché guarda, ci stanno gli appunti. Ci stanno degli appunti. Ah, c'erano due cinesi sul camion, su un camion una volta con il quale abbiamo scambiato delle idee. Ah, qui ci sono gli appunti di prima mano sui termitai, no? Termitai. Sono un elemento importante nella vita della Bruce, della pianura alluvionale. Questa è la figura umana e questa è la grandezza del termitaio, praticamente sono 4-5 metri di grandezza, hanno un camino come una specie di cosa protuberante che gli permette di resistere alle alluvioni, perché queste sono zone alluvionali e quando l'acqua copre la terra, questi termitai rimangono fuori con questi camini. E proprio su questi punti si vanno a poggiare gli uccelli, i quali lasciano gli escrementi dai quali che gli escrementi portano dei semi e i semi cominciano a sviluppare della vegetazione, ecco che intorno ai termitai si formano delle piccole zone alberate che poi servono come punto di riferimento anche diciamo, ai nuovi insediamenti, dal momento che le termiti in qualche maniera puliscono la terra e espellono praticamente dell'argilla. Questa argilla viene usata cioè il termitaio si smonta per costruire le case. Si impasta paglia e argilla dei termitai e si costruiscono le capanne. Così attorno a un termitaio nasce un piccolo gruppo di capanne. C'è un albero che diventa evidentemente l'albero degli antenati perché è il primo elemento, diciamo, dopo il termitaio che segna quel posto, di conseguenza è un riferimento, comincia a essere un riferimento storico. Ecco, e una serie di abitazioni che si aggregano, una serie di capanne, formano degli isolotti vicino al fiume, in questo caso era il fiume Logon, si parla del Chad, al sud del Chad, formano degli isolotti perché quando uno muore gli viene distrutta la capanna e poi praticamente si prende altro materiale per ricostruirne una nuova e con questo processo il livello del piano di calpestio di un insediamento, di un villaggio cresce continuamente e così si sottrae anche alla pericolosità delle piene del fiume, delle alluvioni. Qui, quando stavo lì, nel villaggio di Erè, ho avuto il tempo di imparare
a fare le stuoie, e qui ci sono i primi passaggi nella costruzione delle stuoie che venivano fatte per strisce. Qui invece il riferimento è al tipo di vegetale usato e a come veniva tagliato e trasportato per essere poi lavorato in questa forma qua. Ecco, le stuoie poi, cioè si intrecciano, questo è il primo movimento a V, poi si uniscono sti V, ecco. Determinati simboli poi che noi troviamo, cioè, hanno evidentemente qualche origine in questi diciamo movimenti antichissimi, primordiali. Poi si fa questa striscia, la striscia viene questa stringa di stuoia, la stringa di stuoia viene arrotolata per essere conservata, poi si uniscono le varie stringhe e si forma una stuoia molto robusta che poi a sua volta viene conservata arrotolata. Qua invece abbiamo gli appunti su questa stuoia molto semplice. Evidentemente più arcaica come modo di questa che abbiamo già visto, che si tratta di intrecciare in forma ortogonale delle fibre, però, delle fibre molto, che in sé sono piccole, sono le stesse che vengono sfilate per lungo per fare questo tipo di stuoia. Qui rimangono intere, vengono aggiunte mano a mano che si fa la stuoia. Tra l'altro, questo tipo di tecnica si usa per fare i tetti delle capanne, cioè i tetti delle capanne che sembrano un mucchietto di paglia, in definitiva sono delle strutture molto, molto precise, molto pensate e soprattutto robuste da un punto di vista strutturale. Qui vediamo per esempio come la trabeazione, per modo di dire, della capanna non è una cosa banale, in quanto con fasci di vegetali abbastanza inconsistenti, ma legati fra di loro, vengono fatte dei profilati, dei travetti che vengono messi esattamente in questa posizione e poi legati in questi nodi, e questa struttura evidentemente è estremamente la più resistente al vento e altre cose. Qui per esempio sono gli appunti sulle NAS, credo che si chiamano, da pesca, come vengono legate le varie canne per creare questo incannucciato che è una specie di labirinto che imprigiona i pesci che vengono spinti dentro e poi catturati. Diciamo che questa tecnica di intrecciare è molto antica, ma forse la più antica di tutti che ho visto fare a Hotul nel Sahara è proprio questa tecnica qua, quella di creare una spirale fatta di piccoli fili d'erba, questi, che ai quali si attorciglia un altro piccolo filo d'erba che si attacca alla spirale già fatta. E così si creano delle strutture a spirale che possono essere sia piatte che così, plastiche, concave, convesse. Ecco, questa praticamente, vedo un'immagine migliore qua, cioè questo impianto è l'impianto iniziale
con questa trabeazione semplice sulla quale si sovrappone questa qui per ottenere questa struttura che è molto robusta, questo tipo di tetto. Oppure c'è un'altra, sempre Africa del 75. Dunque qua dovrebbe esserci. Ah, guarda. Questo è un appuntino interessante. Ah, questo era il nostro marchio. In quel viaggio, Traveling Staff Africa 1, con il leone di San Marco e la bandiera italiana. E questi sono degli appunti su schemi di divinazione che usavano i Tuareg per prevedere il futuro. E questo in particolare è una lettura in particolare. E chi era un po' addentro a queste cose era un mio amico che ho trovato lì nel Sahara, che si chiamava Lucio Monaco, che sapeva il Targhi, la lingua dei Tuareg, per cui mi ha introdotto molto bene. Ecco, vedi già questi. Anche qua, ecco, allora vedendo le capanne lì, vedendo le capanne, ho studiato un tipo di, qui avevo studiato un tipo di capanna prefabbricata che poteva essere montata e impilata e composta insieme con questo tipo di porta che si affacciava, questa è una sezione, no? Con la quale si poteva. Avevo fatto degli studi in effetti, avevo fatto delle comparazioni sul costo a metro cubo delle capanne in Africa rispetto al costo al metro cubo delle nostre case qua in Europa, no? E la differenza è stranissima. Oltretutto, lì autocostruiscono, cioè un gruppo aiuta un altro gruppo a costruire le capanne. E siccome era già in atto nel 75 un processo di cambiamento in senso negativo, perché si cominciava a costruire lì anche giù nel sud del Chad, si cominciavano a costruire delle capanne che non avevano più i criteri di isolamento e robustezza che abbiamo visto quando ho descritto il tetto di prima, cominciavano a costruire delle capanne su struttura rettangolare, con dei tetti di lamiera che evidentemente erano molto molto peggio di quelle di paglia e fango, insomma. Allora, ecco, vedi, poi quando tornavo a casa qui, che avevo il tecnigrafo, rielaboravo quegli appunti ed ecco che qui c'è il progettino di quella capanna, dove ci sono le misure, c'è una sezione. Questa è la pianta della porta, questa è la sezione della porta, questa è la pianta della capanna, questi sono gli ingressi. In sé non mi interessava l'architettura come prodotto finito, mi interessavano i processi, mi interessava il territorio in Africa. In effetti io sono andato a fare questo viaggio, eccetera. Un po' come Le Corbusier, è andato a Gardaia, è andato di qua e di là per ripartire da zero, per farsi un'idea propria delle cose, no? Anch'io ho fatto questo percorso in qualche maniera. Avevo già uno studio di design avviato in Veneto,
studiavo all'Accademia, però mi sembrava già allora banale occupare la propria creatività producendo sempre oggetti nuovi che avevano più o meno la stessa funzione, cioè producendo continuamente e proponendoli con la pubblicità e cose del genere. Di conseguenza ho voluto andare all'origine, alla radice di quella che è stata anche la nostra storia dell'arte, e ho cominciato ad analizzare proprio gli elementi più semplici, che erano innanzitutto il paesaggio, l'architettura, le costruzioni, le abitazioni e i modi con cui nascevano queste cose. Qui, per esempio, qui ci sono gli appunti di come si utilizzava, e qui praticamente imperava lo spreco e adesso è diventato insostenibile. Però, per esempio, vediamo qua come una palma viene usata dall'A alla Z, insomma, tutte le sue componenti, dal legno del tronco che viene diviso in sezioni, alla parte grossa della palma, alla parte, diciamo, inconsistente della palma, tutto. Tutto, cioè viene utilizzato veramente tutto nelle costruzioni, qua in effetti vediamo come è composto un tetto in queste strutture che qui stiamo nel Sahara, qui già non c'è più la struttura circolare, sono strutture ortogonali, però con muri molto spessi, e vediamo qua come si fa il tetto. Però per quello che riguarda lo stile, cioè, non c'è neanche bisogno della fotografia in questo caso, perché quello che mi interessava erano i processi, i tracciati, le cose del genere. Per esempio, un'altra cosa che mi interessava è come invecchiava l'architettura, come diventava bella mano a mano che diventava vecchia, non come qui, per esempio, deperisce e si imbruttisce dopo poco, per delle vernici o per delle cose del genere che si danno sui muri. Qua, per esempio, c'è proprio l'analisi di questi graffiti, di queste texture che facevano sui muri, per fare in modo che ci fossero vari tipi di fatti positivi. Uno era l'ombra, microombre, che si potevano creare sulle pareti. Un altro era che la pioggia scorreva in maniera disciplinata, diciamo, quando pioveva troppo e raramente, ma quando pioveva erano guai, cioè che la pioggia scorresse lungo queste canalette fatte dalle dita in modo particolare, eccetera, eccetera. Qui non ci sono appunti, vedi, qua per esempio, ecco come il sole si riflette, qui c'è l'appunto sull'acqua, come scorre, eccetera. Però non mi soffermo quasi mai su aspetti puramente estetici. Mi soffermo su aspetti strutturali, su altri aspetti. Qui è chiaro come. Qui è evidente, per esempio, questo è Agadez. E qui si vede come mano a mano, scavando accanto alle case per costruire, si creano come degli isolotti che anche lì, quando si allaga, queste strutture emergono. Questo processo è un processo estremamente interessante e che porta in fondo a fare delle costruzioni che non vengono spazzate dalle alluvioni o dalle piogge improvvise, perché magari passano 20 anni. E poi un anno comincia a piovere tanto e butterebbe giù tutte queste case. Tutte queste. Ecco. Qui, per esempio, vediamo il passaggio da un tipo di decorazione, da un tipo di decorazione che era plastica, tondeggiante, a un tipo di decorazione che è ortogonale, perché nasce dal fatto che i muri non vengono più fatti con successivi mallopponi tondeggianti che venivano premuti sul muro, ma vengono fatti con dei mattoni che sono argilla premuta dentro un piccolo stampo, che poi vengono asciugati così, e
E questi mattoni poi creano un altro tipo di aspetto all'architettura. Qui vediamo molto un aspetto divertente di come nascono i villaggi, no? Praticamente, mentre una volta i villaggi nascevano da un seme, da un termitaio, da un elemento naturale, qui i villaggi nascono attorno a un distributore di benzina. Ecco, vediamo un camion, una pista, una prima fase in cui ci sono poche case e un distributore di benzina, e poi questa struttura assiale non è più una struttura, diciamo, a espansione circolare come nei villaggi più o meno con varie polarità. Qui i nuovi villaggi si sviluppano nella direzione della strada principale e l'origine era proprio il distributore di benzina. Qui mi soffermo su questo elemento, però su questo elemento architettonico che è un po' già un pochettino forzato, con questi. In quanto c'è questa teoria questa traslazione di archi, ed è una tipica struttura coloniale o di gusto coloniale, diciamo costruita ai tempi di, credo, di Le Corbusier. Infatti qua vediamo facciata di albergo a Gardaia, è proprio il villaggio che è stato visitato da Le Corbusier più volte per vari motivi. Ecco, questa è una pianta di carattere ortogonale, però più o meno, che ibrida, in quanto non ha più il carattere delle strutture circolari, ma sono delle strutture ortogonali, che si compongono fra di loro in modo organico. Qui abbiamo la moschea di Agadez col minareto, e anche qui è stato estremamente interessante la cosa, perché ho potuto parlare, avere contatto con un personaggio estremamente interessante vicino al sultano, che era quello che aveva accompagnato i tedeschi a caccia del petrolio 50 anni prima, 40 anni prima, e che sapeva un sacco di cose che mi ha fatto, delle quali mi ha fatto dono. Questa è la casa dove eravamo ospiti, che era un granaio, un deposito di cipolle praticamente. Però era molto pulito, molto, molto carino. Ecco, cioè scrivevo poesie anche lì in Africa, che non oserei rileggere, perché quando scrivevo così fitto c'erano problemi. Già quando avevo 25 anni avevo avuto delle grandi soddisfazioni nel mio piccolo, perché avevo fatto arredamenti molto, molto grandi. Avevo arredato cinema, teatri, discoteche, soprattutto queste discoteche con queste discoteche mi ero divertito, in quanto facevo anche dei film, una forma di videoclip ante litteram che venivano proiettati per ballare. E cioè, mi ero divertito, anche a scuola avevo buone relazioni all'Accademia di Belle Arti di Venezia, però c'era sto fatto che si usciva diciamo, dalle vicende del 68, si volevano trovare strade nuove, e il design non
la pubblicità, il design, quello che facevo abitualmente, non mi soddisfacevano più, tanto che si decise di fare questo viaggio in Africa per in qualche maniera rifarci un'idea della vita, trovare le origini. Praticamente mi interessavano più che le cose in sé i processi. I processi vuol dire cioè, l'uso dei materiali, i loro tracciati nel territorio, la loro possibilità di essere conservati, le varie maniere con cui si possono comporre. Questo mi interessava, che poi, diciamo, è stato un interesse che ho portato per tutta la vita, di fronte a ogni cosa. Cioè, ci si interroga, cioè, la pentola si può anche usare, ma uno si deve interrogare come l'hanno fatta, chi l'ha fatta. Cioè, non basta comprare la pentola per cuocersi la pasta, no? Bisogna capire il perché, è la vita. Cioè, e se si capisce, se si capiscono questi perché, si vive meglio, si vive in forma più, in maniera più creativa. Ci si relaziona soprattutto con lo sforzo delle altre persone, con chi ha creato determinate cose. E si vede lo sforzo diciamo, dell'evoluzione, del miglioramento, se c'è. E forse in questa analisi si può anche intervenire per migliorare le cose, no? E per cui da sempre ho conservato questa attenzione per i processi e per i tracciati. Anche quando poi mi metto a scolpire, praticamente, scolpisco quasi quasi per la necessità di starmene giorni e giorni nel verde della natura. Scolpisco per la necessità, in quel caso, dopo aver esplorato ogni mondo di tecnologie, di prodotti, di cose, scolpisco per starmene tranquillo in mezzo al bosco a usare un materiale che qui nel caso di Calcata è molto presente, che è il tufo, col quale non creavo delle forme complesse o che si riferivano a linguaggi o a contenuti o a cose. O a cose complesse, facevo e per anni, per qualche anno, ho scolpito semplicemente delle uova per cancellare in qualche maniera, per livellare ogni mia conoscenza precedente, per ripartire. Anche quello fu un modo di ripartire, no? Comunque riparto e poi ritrovo sempre il solito filo, che in fondo è l'analisi dell'evoluzione dei linguaggi, l'origine del pensiero simbolico. Sono queste le cose che in qualche maniera si sono evolute cioè, e quelle che mi danno da pensare anche adesso, no? Evidentemente un'altra mia passione, un altro mio interesse continuo è quello di ricollocare nel quadro dell'evoluzione dei linguaggi, delle tecniche, delle tecnologie, cercare di vedere quali sono i nessi fra queste tecnologie. E soprattutto i momenti primigeni, i momenti che generano, dove si è generato un vero pensiero nuovo, no? Per esempio, ho dato lettura diversa a oggetti che venivano semplicemente catalogati come oggetti rituali, e poi vedremo. Ho indagato e creato modelli, soprattutto, per spiegare alcuni fatti primigeni come la nascita del concetto di capienza, la nascita del concetto di distanza, la nascita del concetto di simmetria. E
Sempre nel quadro di questa idea di definire nel processo di ominizzazione come è nato il pensiero simbolico. Qui abbiamo un esempio in questi appunti, no? Che poi li trovo, cioè un fatto strano è che ragiono e poi me ne dimentico, in quanto è come se digerissi la cosa, no? Cioè non mi porto più la cosa in me, ma mi porto quello che rimane come nutrimento, no? Tanto che ogni volta apro dei quaderni e mi sembra di vedere cose che non ho, che non ho scritto io. Però se approfondisci, se vedi, per esempio, poi vedo che questi sono appunti su dei reperti, per esempio, della grotta di Balin Osb in Crimea, Russia, ecco. Praticamente qui avevo, cosa ho dedotto, cosa ho scoperto? Che questi che sembravano figure, cioè figure, semplici dorsi, cioè oggetti decorati così, non sono altro che una specie di catalogo di 10-12 mila anni fa, un catalogo del cucito di come si mettevano insieme i vestiti. E qui si può veramente, cioè se adesso non c'è il tempo per approfondire, ma veramente cioè, è una cosa divertente. Come col compasso di Magd, per esempio, o come nel passaggio fra un tipo di decorazione impressa con un gesto verticale e un tipo di decorazione impressa con una rotazione di un cilindro, di una pigna, di una cosa del genere. Anche queste sono cose che poi vediamo. Ecco, per esempio, un altro elemento estremamente importante nella storia dell'ominizzazione, nel processo appunto nella nascita delle tecniche, delle tecnologie, sono le trappole. Le trappole sono state, praticamente le prime macchine che l'uomo ha fatto. Sono state un elemento estremamente importante nell'evoluzione. Ho catalogato una serie di 50 e più tipi di trappole elementari, che praticamente rappresentavano la tecnologia della preistoria, rappresentavano quello che faceva la differenza, perché l'evoluzione di una trappola significava veramente la differenza in termini di efficacia o di selettività, perché le trappole che usavano in quel tempo erano selettive, non è che mettevano una trappola e lì facevano, cioè in forma grossolana, uno sterminio, non era così. E cioè veniva la trappola, ogni trappola aveva la sua utilità e ci sono delle trappole che sono rimaste fino a noi immutate. Certe volte ci si meraviglia davanti alle piramidi, no? Perché stanno lì immutate, ma ci sono delle conquiste dell'intelligenza umana che sono le trappole, e poi qui non, adesso magari poi sviluppiamo meglio l'argomento, che sono veramente altrettanto monumentali nella loro continuità nel tempo. Certo, adesso diciamo è cambiato il rapporto con gli animali, il rapporto con la funzione della caccia oppure con l'approvvigionamento del cibo. E diciamo che anche se apparentemente una trappola può essere cruenta, è altrettanto cruento l'allevamento del bestiame, come spero si cambierà, come spero si, cioè non si può continuare a tenere questi animali ristretti in questa maniera, cioè è meglio correrli dietro. Però a proposito delle trappole, del correre, no? Faceva molta differenza il fatto che magari una persona più anziana, che non poteva più correre, che non poteva più relazionarsi con la forza del suo gruppo, potesse attraverso una trappola nutrirsi,
Oppure una persona ferita, una persona inabile, in qualche maniera attraverso le trappole poteva arrivare a un cibo che altrimenti non avrebbe mai raggiunto. Dunque, il fatto che, cioè, non mi stancherò mai di sottolineare l'importanza dello studio di queste prime macchine, cioè, hanno anche permesso alle persone di allungare la propria esistenza in termini di anni, di conseguenza la propria esperienza e soprattutto la possibilità di trasferire questa esperienza, perché è chiaro che se uno muore, cioè, a 20 anni, cioè accumula un tipo di esperienza diversa e uno muore usando determinati mezzi a 40, a 50 anni. Poi si può scendere in particolari e diciamo che studiando le trappole si capisce l'origine di gran parte delle macchine che anche adesso usiamo. Insomma. Ci sono le trappole estremamente elementari, per esempio, che anche adesso vengono usate, no? La più stupida è questa qui per prendere i fagiani, dove viene creato un foro di 30-40 centimetri cilindrico e si mette una candela davanti e del grano dentro al foro. Il fagiano praticamente per prendere il grano in questo foro verticale si sposta e cade dentro al foro. O questa, per esempio, no? Questa è semplicissima perché questa è probabilmente è la prima concettualità in senso di macchina con una temporalizzazione, con degli aspetti interessanti. È una semplice buca, di questo bisogna che ne parliamo poi un po' in maniera più dettagliata. Comunque è una buca con una pietra che la chiude quando viene azionato un certo meccanismo, insomma, quando per esempio un uccelletto si posa su questo stecco, cioè fa perdere l'equilibrio a questa pietra che lo chiude dentro qua, insomma. E qui vediamo che cioè in fondo un foro, una buca scavata per terra è anch'essa una grandissima conquista nel processo di ominizzazione. Perché diciamo che questa buca con una pietra permetteva di conservare del cibo, cosa fondamentale in quel tempo, cioè in cui praticamente l'uomo si spostava continuamente in circuiti stagionali e evidentemente facendo così aveva la possibilità eventualmente di trovare una piccola conserva di cibo. Poi queste trappole sono tutte, ho visto queste trappole e la loro dislocazione nel territorio, le ho studiate direttamente. Certe volte sono quasi inconsistenti, come questa fatta di fili di. Bisognerà che poi faccio dei disegni magari un po' più, o troviamo dei disegni in qualche altro appunto un po'. Queste sono dei fili d'erba incrociati, dei steli di paglia, diciamo, incrociati, fissati con delle pallette di argilla che poi si asciuga e li trattiene, con dei laccetti fatti con crine di cavallo. Poi vorrò parlare invece di una particolare trappola che ho studiato e ricostruito. Ah, parte di queste trappole le ho ricostruite. Diciamo anche questa in particolare. Questa è una trappola elementare ma micidiale. Diciamo che bisogna mol stare molto attenti perché sono talmente efficaci che uno ci può anche restare male perché involontariamente può veramente fare male a qualche animale, insomma. Poi
Poi c'è questa trappola, c'è una trappola particolare che della quale voglio parlare, in quanto è rappresentata in un graffito nel Sahara e non è stata scoperta, diciamo che è stata annoverata fra alcuni tipi di trappole che già si conosceva, ma questa è una trappola veramente interessante della quale bisogna parlare con più calma. Questo è già un quaderno più in qua. Questi sono i primi appunti, per esempio, no, questo è un quaderno del 2000, ormai 2003, 2000, perché vedo che qua ci sono cose. Allora, in questi quaderni, per esempio, qui si vede, qui per esempio, in questa pagina qua di questo quaderno, è nata l'idea di creare dei suoni a partire da punti di prossimità, ma questo è un... cioè come se il suono venisse prodotto da un movimento e non dal movimento dell'aria, cioè il suono prodotto da un movimento che incontra determinati beep, punti, e non invece il contrario del movimento dell'aria. Poi è una cosa abbastanza complessa che spiegherò meglio dopo. Con un po' di calma uno potrebbe capire come si sono sviluppate delle cose. Per esempio, anche a distanza di molti anni, qui si proponeva in questi appunti, mi proponevo di analizzare il rapporto fra l'angolo praticamente di uno strumento da taglio in riferimento al livello tecnologico di una data civiltà, ecco. In questo ambito sono ritornato su delle cose che avevo visto nel Sahara 40 anni prima, che sono i classici pilon cassé, li chiamano i francesi, che però alcuni dei quali avevano questa forma qua, erano come un cilindro con delle scanalature, no? Per esempio, in questa pagina qua vedo che analizzo il modo eventuale con cui possono essere stati costruiti questi oggetti, a partire da un elemento sui quali sono stati fatti quattro buchi e successivamente arrotondato in modo che si potessero creare queste facce taglienti, perché poi in definitiva questi li ho catalogati come trapani, grossi trapani che usavano nella preistoria quando nel Sahara praticamente c'erano le sequoie, i cedri, gli alberi molto grandi. Poi finisco, vedi, come tutte le cose, a un certo punto il quaderno finisce e allora o se ne prende un altro di nuovo, oppure magari è finito tutto. Però qua, anche qui, vedi, alla fine, cioè questo appuntino a disegno un po' rapido, Siberia, Circassi. Allora, ho visto che avevano questo tipo di scrittura e di diciamo, ideogrammi, scrivono così, con questo tipo di ideogrammi tondi. Allora, ho associato, e sono impressi questi ideogrammi, no? Allora ho associato la corteccia che quando si asciuga, la corteccia fa esattamente questa doppia spirale con la quale potevano fare questo simbolo qua, cioè, perché farlo a mano è complicato, invece la corteccia lo fa automaticamente. Dunque,
Se uno prende un pezzetto di corteccia, la leva dal tronco, dal ramo, la corteccia per disidratazione si accartoccia in questa maniera. Dunque, ci sono sempre elementi, diciamo, empirici, che c'entrano col territorio, con gli oggetti, con le piante di un dato territorio che influiscono nettamente sulla comunicazione. Su una serie di altri fatti, evidentemente. Naturalmente, evidentemente, in questi quaderni ci sono anche i primi riferimenti all'idea di opere. Qua, per esempio, è un'opera che ho pensato come un foro sul terreno dove si guarda il centro della Terra, e questa anche in senso più formale, un ritratto, oppure. Queste cose più complesse, che sono appunti su insegna, sui tracciati, sulle cose così, insomma. Cioè, ci sono sia appunti su quello che è fuori di me, che ragionamenti che continuo fra me e me, e che sono poi le mie espressioni.